Buongiorno a tutti dal telegiornale di Toscana TV. In apertura la politica. Non vorrei essere nei panni della Meloni, a dirlo il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine di un'iniziativa proprio stamani a Firenze ai nostri microfoni, e ha risposto anche a Chiara Valentini che gli chiedeva dello smart working deciso per i dipendenti comunali, e il sindaco ha detto non significa weekend lungo, vediamo. Nel piano energetico del comune una parte riguarda lo smart working del venerdì pomeriggio, che però non vuol dire not working. Ecco, diciamolo chiaramente, nessuno ha mai pensato di dare ai dipendenti comunali il weekend lungo. Chiudere gli uffici il venerdì significa approfittare di 3 giorni consecutivi dove la chiusura degli uffici con lo spegnimento della luce e dell'energia diventa un fattore di risparmio forte. È la consecutività dei giorni che ci porta ad avere un risparmio maggiore. Noi saremo rigorosi come sempre nel controllare che i dipendenti che stanno a casa svolgano il lavoro come se stessero in ufficio, come stanno già facendo le aziende private per risparmiare energia. In ultimo, voglio dire con grande chiarezza che per quanto riguarda i cittadini e gli uffici che svolgono attività al pubblico, non cambierà niente. Gli uffici aperti al pubblico anche il venerdì faranno il loro lavoro. Quindi noi non possiamo assolutamente confondere lo smart working con il no working o con il weekend lungo. Questa cosa non esiste. Si lavora in ufficio e si lavora a casa facendo le stesse cose e gli stessi orari, con un beneficio di risparmio energetico che non riguarda solo il comune, ma riguarda anche poi i cittadini. Che effetto le fanno questi audio di Berlusconi che continuano a uscire? Che sta succedendo secondo lei? Ma guardi, io non vorrei essere nei panni della Meloni, perché gestire una maggioranza così francamente mi pare molto molto complicato, e se il buongiorno si vede dal mattino c'è da rimboccarsi le maniche e da fare un'opposizione dura, perché l'Italia non si può permettere una coalizione così sgangherata. Ed è morto oggi all'ospedale fiorentino di Careggi, dove era stato ricoverato in gravi condizioni, un calciatore dilettante di 28 anni. Il giovane si era sentito male ieri pomeriggio nel campo di calcio al Gavinanas di San Marcello Piteglio, nella provincia di Pistoia. Aveva accusato un malore durante il riscaldamento prima della partita di Coppa Toscana di seconda categoria. E dopo Firenze, dopo Prato, Firenze, anche Pistoia, anche il comune di Pistoia ha approvato la multi utility, tutti i dettagli in questo servizio di Patrizio Ceccarelli. Il Consiglio Comunale di Pistoia ha dato il via libera ieri sera al progetto Multi Utility per la creazione di una holding regionale dei servizi pubblici da quotare anche in borsa, nella quale Pistoia avrà di base il 5,49%. La delibera è passata con 29 voti favorevoli e 3 contrari. Il primo obiettivo della Multi Utility, ha sottolineato il sindaco Alessandro Tomasi, dovrà essere quello di tutelare le esigenze dei cittadini migliorando i servizi e contenendo il più possibile le bollette per famiglie e imprese. Solo il raggiungimento di questi obiettivi può giustificare la nascita della nuova società, che dovrà sempre rimanere a controllo pubblico, sottratta a qualsiasi speculazione finanziaria. Questa operazione è iniziata in Emilia Romagna con ERA, gli altri li potete citare, nel 2002. In quegli anni la regione Emilia Romagna, Bologna, era governata da Guazzaloca. Quindi erano campanilisti e avevano sindaci anche di centrodestra, quindi non c'era nemmeno un'uniformità per la prima volta politica, ed è stata fatta. Per quanto riguarda la questione della quotazione in borsa, Tomasi ha ricordato che fin dall'inizio abbiamo espresso le nostre perplessità su questo aspetto della manovra. Abbiamo allora chiesto ed ottenuto che prima della quotazione sia effettuato un ulteriore passaggio nelle assemblee consiliari con relativa votazione. E assemblea di CNA oggi a Firenze per parlare delle piccole e medie imprese, ma soprattutto del futuro in questo momento di grave crisi e difficoltà. Per noi c'è Chiara Valentini proprio a Palazzo Vecchio a Firenze. Buongiorno Chiara.
Sì, buongiorno. È il futuro dell'artigianato e delle piccole e medie imprese che è stato al centro dell'assemblea annuale di CNA Firenze, della città metropolitana, questa mattina a Palazzo Vecchio. Naturalmente il caro energia e l'inflazione sono i problemi principali. Pensate, circa il 15-30% delle imprese toscane rischiano di chiudere a causa del caro energia. Ma il problema è anche l'assenza di personale. In 46 casi su 100 sono di difficile reperimento, camerieri, ristoratori, ma tutti il personale anche non necessariamente troppo specializzato della manifattura. Poi c'è l'imprenditoria giovanile che praticamente è al lumicino, il 7,2% del totale, al di sotto della media nazionale e in calo rispetto agli anni passati. Negli ultimi 10 anni c'è stato un calo dell'imprenditoria giovanile del 30%. E poi soprattutto la burocrazia pesantissima. Pensate, un imprenditore perde dai 3 ai 5 giorni lavorativi al mese solamente per star dietro alle pratiche burocratiche. Su questi problemi e sulle possibili soluzioni anche delle amministrazioni locali sentiamo le voci che abbiamo raccolto questa mattina, poi la linea torna allo studio. I problemi ci sono, specialmente se partiamo dal caro energia, siamo a rischio di chiusura aziende, anzi più che... Quante? Avete un'idea? Non abbiamo ancora un'idea, stiamo rilevando i dati proprio in questo periodo, però se possiamo dire tra il 15 e il 35% di aziende, è un po' quello che viene fuori a livello nazionale, potrebbero essere a rischio di chiusura, ma soprattutto non è tanto il rischio di chiusura sulle aziende di caro energia, c'è il rischio della stagionalizzazione di alcune aziende, che poi bisogna vedere se ce la fanno a ripartire, perché io ho molti associati che sento già dire che in questa maniera non possiamo andare avanti e di conseguenza chiudiamo in questo periodo e riprendiamo nella primavera prossima. Vedremo dalla prossima settimana quali saranno i provvedimenti, do per scontato che si metteranno d'accordo per il bene del Paese e per la sopravvivenza delle nostre imprese, perché oggi si parla di sopravvivenza. Noi questo problema lo denunciamo dal dicembre del 2021, quando l'abbiamo denunciato qualcuno ci guardava anche storto, perché già allora 200.000 imprese minacciavano di non poter continuare con la produzione. Oggi la situazione è addirittura peggiorata, continuo a sentir parlare di aziende energivore, mentre è ora di cominciare a parlare e parlare seriamente con competenza di imprese con alta incidenza della spesa energetica. Per capirci, la lavanderia, la tinta lavanderia dove portiamo la nostra camicia a lavare, non è un'azienda energivora, ma è un'azienda che ha il 40-50% del proprio bilancio oggi in spese energetiche, quindi la tinta lavanderia chiude perché non può sopravvivere, perché i numeri dicono questo. Secondo voi, armonizzando tutte le norme che ci sono, potrebbe sveltire il lavoro, migliorarlo, rallentare la burocrazia? Assolutamente, noi abbiamo bisogno di recuperare giorni da dedicare al lavoro, non per stare dietro alla burocrazia, che nonostante tutto, cioè se ne parla tutti i giorni di cercare di sburocratizzare, ma in effetti qualcosa di tangibile non si riesce a capire se viene messo in atto o meno. Noi cerchiamo di recuperare giorni lavoro, spese in meno, perché la burocrazia è anche una spesa tra bolli ed altro, e il tempo perso è veramente troppo. Sono gli stessi primi cittadini che vogliono arrivare a questo risultato, noi gli daremo una mano. E a proposito di energia, ancora un no al rigassificatore di Piombino. In 3.000 oggi in piazza a Piombino, proprio per dire di no al rigassificatore. Domani ci sarà l'incontro a Firenze e probabilmente potrebbe esserci proprio il via libera al rigassificatore. Il sindaco Ferrari ha ribadito il suo no e chiede a Gianni di fare il suo ruolo dice a Gianni: faccia il suo ruolo e non autorizzi questa opera. E negli ultimi 2 anni in Italia i pagamenti con bancomat e carte di credito sono aumentati di oltre il 20%, dato simile anche in Toscana, con un picco di Firenze oltre il 34%. Ma perché? Ce lo racconta Alessio Poggioni. Dicevamo sempre, tutto tornerà come prima. Eppure la cosiddetta era Covid qualcosa l'ha cambiato, e in positivo, perché negli ultimi 2 anni i pagamenti digitali sono cresciuti in media del 20%. Carte di credito e bancomat, agevolati dai dispositivi contactless, da strumenti come il cashback e dall'e-commerce, sono diventati una moneta quotidiana con cui gli italiani spendono i propri risparmi. Per fare qualche numero, nel 2021 i pagamenti digitali hanno ammontato in Italia a circa 327 miliardi di euro, 72
miliardi in più del 2020, con una crescita del 22% proprio nell'anno della pandemia. La Toscana non fa eccezione. Il report elaborato da Confcommercio, grazie ai dati di Samapp, società che gestisce i pagamenti digitali, certifica che il numero medio di transazioni cashless è aumentato nel 2022 del 23,8% sullo scorso anno e addirittura del 112% rispetto al 2019. La Toscana è la quinta regione in Italia per pagamenti con carta, dopo Valle d'Aosta, Lazio, Lombardia ed Emilia-Romagna. Tra le province invece Firenze segna un più 34% ed entra nella top 10 nazionale delle aree dove l'incremento è stato più deciso. Lo strumento digitale di pagamento cambia anche le abitudini dei toscani. Se infatti 3 anni fa si usava la carta soltanto per pagare cifre più alte, la spesa media era di circa 58 euro, oggi lo scontrino è molto più piccolo, circa 40 euro di media, vicino a quello nazionale di 44. A cambiare il quadro toscano e nazionale, come detto, il mercato, ovvero gli utenti che hanno preferito questo strumento, forzato anche dalla pandemia. Insieme ad esso però anche alcune normative, come il decreto PNRR2, che ha introdotto sanzioni per i commercianti che non accettano i pagamenti con carta. Ad esempio, l'osservatorio pagamenti cashless di Samapp ha registrato per i liberi professionisti una crescita del 37% nel trimestre giugno-agosto 2022. I risultati, oltre che dai numeri, si percepiscono anche dal dato delle entrate tributarie. Questi pagamenti, infatti, totalmente tracciabili, contribuiscono a colpire l'evasione fiscale. Dai dati Istat emerge che i tributi versati dagli italiani sono aumentati oggi rispetto al pre-pandemia. Dai 470 miliardi versati nel 2019 siamo passati ai 496 del 2021 e quest'anno potrebbero arrivare addirittura a 515 miliardi. Sono tasse che gli italiani versano grazie alla ripresa dei consumi, ma anche alla forte emersione del nero, dovuta appunto ai pagamenti digitali. Andiamo a Prato. Violenza nel carcere della Dogaia. 3 agenti aggrediti e feriti da un detenuto. Il SAP dice il nuovo governo intervenga. Nadia Tarantino. 3 agenti di polizia penitenziaria in servizio al carcere pratese della Dogaia sono finiti all'ospedale dopo essere stati aggrediti da un detenuto. L'episodio di violenza, l'ennesimo, risale a qualche sera fa ed è stato reso noto dal sindacato Sappe. Protagonista dell'aggressione è un detenuto nigeriano già noto per i suoi comportamenti. L'uomo, armato di un bastone di ferro ricavato da una finestra che lui stesso ha sfasciato, ha strappato a morsi un guanto indossato da uno degli agenti e ha tentato di sferrare colpi. Questa è la ricostruzione del sindacato. Solo l'intervento di altri agenti ha evitato il peggio, il commento di Francesco Oliviero, segretario regionale Sappe. 3 i feriti con prognosi di 7 giorni. Torna alla ribalta il tema della sicurezza nelle carceri. La brutale aggressione, dice Donato Capece, segretario generale del Sappe, è sintomatica della diffusa insofferenza di una buona parte dei detenuti al rispetto delle regole. I detenuti sono convinti di fare quel che vogliono e di poter aggredire i poliziotti perché non ci sono regole certe che stroncano le inaccettabili violenze. Dito puntato contro i vertici del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, fino a quando, chiede il SAP, resteranno a guardare questi gravi fatti con apatia e indifferenza. Forte la richiesta di interventi, di misure a tutela degli agenti della Polizia Penitenziaria e di provvedimenti in grado di riportare alla normalità il rapporto con i detenuti. Siamo al collasso, è il grido di allarme del sindacato. Il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria prende un corposo stipendio e forse anche lui dovrebbe sentire sul suo viso i pugni, le sberle, gli sputi che prendono gli agenti in servizio dai detenuti più violenti. L'appello è al Premier in pectore Giorgia Meloni. Chiedo, conclude il segretario generale del SAP, il coraggio che non hanno avuto i predecessori nel modificare la pericolosa situazione delle carceri italiane. Servono provvedimenti urgenti, misure nette per eliminare forme di violenza e qualsiasi disagio a carico dei lavoratori. E ora andiamo a Pistoia. Andiamo a Pistoia perché è un istituto tecnico, con i ragazzi si è parlato di lavoro, ma soprattutto di prevenzione sui luoghi di lavoro, sempre in aumento gli incidenti. C'è per noi Patrizio Ceccarelli. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Siamo all'interno di una scuola professionale di Pistoia, il Pacinotti, dove stamani si è tenuta una lezione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con 2 testimonial speciali. Questi ragazzi tra poco potrebbero entrare nei luoghi di lavoro e appunto per prevenire gli incidenti. 2 testimonial speciali, dicevo, una è Emma Marrazzo, che è la mamma
di Luana Dorazio, morta un anno e mezzo fa, il 3 di maggio del 2021, in una fabbrica tessile di Montemurlo, in provincia di Prato. E poi c'è con me il professor Raffaele Bortoliero, che è tra l'altro figlio di un minatore emigrato in Belgio, ma soprattutto è l'autore di alcuni libri che parlano appunto di disgrazie nei luoghi di lavoro, proprio con la finalità di promuovere la prevenzione. Uno di questi è stato presentato stamani e si intitola, lo facciamo dire proprio al professore, e racconta anche la storia di Luana insieme ad altre vite spezzate appunto durante il lavoro. È così, professore? Sì, grazie. Sì, io scrivo il libro Non si può morire di lavoro, storie di giovani vite spezzate. Racconto di questi ragazzi, sono 8, che erano delle eccellenze, dei brevissimi ragazzi, che un giorno vanno, salutano i genitori sorridendo e non tornano più a casa. E scrivo anche la disperazione, poi lo strazio, la sofferenza di chi resta, cioè i genitori di questi ragazzi. Lei ha vissuto nei ricordi anche una tragedia, quella di Marcinelle, suo padre era minatore lì vicino. Sì, io sono nato in Belgio, ho vissuto 9 anni, ero appena nato quando è successa questa catastrofe a Marcinelle, a Charleroi in Belgio. 270 minatori persero la vita l'8 agosto 1956, di cui 162 italiani. Ecco, Emma Marrazzo, appunto la mamma di Luana, ha fatto della sua vita in questo anno e mezzo la missione di promuovere la formazione e la attenzione agli incidenti sul lavoro. Appunto, un po' come dire sua figlia che non sia morta in vano. Sì, proprio per questo, che non sia morta in vano e che non sia solo un simbolo. È proprio per far capire a questi ragazzi che la cultura sulla sicurezza non è un obbligo, ma devono capirlo e metterlo in atto. Cioè devono stare attenti, si mettono da questa scuola, poi usciranno un giorno, fare attenzione e denunciare se c'è qualcosa che non va. Perché la loro vita ne vale molto, cioè non si può andare a lavorare e non tornare più. Purtroppo in questi mesi sono successi anche degli incidenti a degli studenti, incidenti anche mortali, degli studenti che erano impegnati nell'alternanza scuola-lavoro, quindi c'è bisogno di attenzione anche in questo senso. Sì, c'è bisogno, perché un ragazzo non può fare uno stage che deve lavorare, va per imparare. Non va lasciato da solo, e se quel posto non è sicuro, e loro lo sanno, di non accettare lo stage di questi ragazzi, di mandarlo nei luoghi sicuri, perché loro lo sanno che quel posto non è sicuro. Un messaggio che può lanciare a questi studenti, che ha lanciato anche stamani, ma che poi lo farà anche in futuro, professore? Ecco, allora io dico questo, che la sicurezza sul lavoro è un diritto. È un diritto non negoziabile ed è che deve essere sempre, dico sempre, garantito costituzionalmente. Bene, ringrazio gli ospiti e restituisco la linea allo studio. Omaggio a Pier Paolo Pasolini nel centenario della sua nascita, con l'ideazione e la regia di Giancarlo Cauteruccio e Teatro Architettura per 3 quartieri periferici di Firenze. I 3 appuntamenti sono tutti alle 20 a partire da domani. Siamo all'Isolotto, Piazzetta San Sepolcro, domenica 23 a Novoli in via Carlo del Prete, venerdì 28 ottobre a Sorgane in viale Benedetto Croce. Grandi opere di teatro architettura con video, non più le facciate storiche della città, ma le facciate di 3 condomini delle periferie saranno proprio gli scenari di questo progetto, offerto a quei luoghi che specie di notte vengono assorbiti dal buio. Con il telegiornale mi fermo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti, arrivederci.